E andiamo allora dalla nostra giuria. Quindi è tutto nelle vostre mani questa sera. Eccoci. Iniziamo da Morgan. È difficilissimo. Allora... ovvero il nostro Leonardo Fiaschi. Grazie. Grazie Leonardo. Grazie, che tanto. Però con la voce di Morgan mi dà la classifica. Allora devo partire. Decimo posto, 6 punti. Iva Zanicchi. Nono posto, 7 punti. Aretha Franklin. Ottavo posto, 8 punti. James Blunt. Settimo posto, 9 punti. Spice Girl. Spice Girl. Sesto posto, 10 punti. Vasco Rossi. Quinto posto, 11 punti. Gianni Morandi. Siamo al quarto posto, 12 punti. Max Pezzali. Attenzione, il podio per il buon Leonardo Fiaschi, ovvero Morgan, vede al terzo posto con 13 punti Dua Lipa. Al secondo posto con 14 punti De André. E al primo posto con 15 punti Aguilera. Cristina Aguilera. Questa è la classifica di Leonardo. Goggi, sei pronta? Sì. Andiamo. Decimo posto, 6 punti. Aretha Franklin. 7 punti. James Blunt. 8 punti. Spice Girls. 9 punti. Dua Lipa. 10 punti. Iva Zanicchi. 11 punti. Gianni Morandi. 12 punti. Fabrizio De André. Attenzione, il podio per Loretta. Terzo posto, 13 punti. Vasco Rossi. Secondo posto, 14 punti. Cristina Aguilera. Primo posto, 15 punti. Max Pezzali. Questa è la classifica di Loretta. Si ricambia ancora, tutto è possibile stasera. Giorgio, allora, sei pronto? Volevo fare i complimenti anche a Fiaschi perché lo ascolto in radio. È molto bravo anche in radio. Spero che tu continui a fare radio perché grazie, sei Giorgio. Molto bravo anche in radio. Grazie, bravo, grazie, voglio bene. Allora, voglio bene. Sempre per te. Detto questo, vado io? Vai, vai. Decimo posto, 6 punti. Iva Zanicchi. 7 punti. Aretha Franklin. 8 punti. Cristina Aguilera. 9 punti. Dua Lipa. 10 punti. James Blunt. 11 punti. Gianni Morandi. 12 punti. Spice Girl. E il podio per Panariello vede al terzo posto con 13 punti Vasco Rossi. Al secondo posto con 14 punti Fabrizio De André. E al primo posto con 15 punti Max Pezzali. Questa è la classifica di Giorgio. Attenzione, attenzione, tutte diverse. Mangi, sei pronto? Sì, io sono pronto. Beh, naturalmente ci sono delle votazioni per poterle anche incoraggiare. Andiamo, vediamo. Decimo posto, 6 punti. Allora, Pezzali. Chi? Pezzali? Certo. Settimo posto. Gliel'ha dato per incoraggiarlo. Settimo posto. Gianni Morandi. Gianni Morandi. Ottavo posto. Fabrizio De André. 9 punti. Vasco Rossi. Oh, ognuno dà quello che va. Ognuno ha sentito quello che ha sentito. Vabbè, però. Non è che abbiamo tutti gli orecchi uguali. Decimo punto. Amore, o io o decimo. Io. Non mi confondere. Io i miei gusti, non ho capito. Va bene, se tu, tu mi devi sballare la classifica. No, per carità, per carità. 10 punti. Adesso non so dove sono arrivato io. Dove al sesto posto, 10 punti. 10 punti. Spice Girl. Spice Girl. 11 punti. Cristina Aguilera. 12 punti. Iva Zanicchi. Il podio per Malgioglio vede al terzo posto 13 punti Aretha Franklin, perché è stata molto coraggiosa. Al secondo posto 14 punti James Blunt. E al primo posto con 15 senz'altro punti senz'altro il numero più bello, Dua Lipa. Dua Lipa. Oh, quindi classifiche completamente diverse. Addirittura per due Pezzali al primo posto, per Malgi all'ultimo. Quindi vuol dire che ognuno ha sentito o ha trovato in voi qualcosa che ovviamente è stata molto soggettiva. Vuol dire anche che siete stati tutti molto, molto bravi e avete messo in difficoltà la nostra giuria. Andiamo in attesa dell'elaborazione dei voti. I protagonisti della prossima settimana, conosciamoli insieme. Conosciamoli insieme. Ligabue, hey! Alessandra Moroso,
Beyoncé. Mango. Katy Perry. Pupo. Justin Timberlake. Nina Zilli. Aerosmith. Claudio Baglioni. E basta, perché sono 10. Sono 10. Dopo di noi, come sempre il sabato sera, l'appuntamento è con Vita Carbone. La vita è meravigliosa, subito dopo Tali e Quali. Ma vediamo la classifica di questa sera, ringraziando ancora una volta la nostra giuria, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Morgan. Vediamo che cosa è venuto fuori da queste classifiche così diverse una dall'altra. Ultimo posto, fanalino di coda, Aretha Franklin, 38 punti, Maria Pizzo, brava comunque. Nono posto, per Iva Zanicchi, Carmen Bisicchia, 39 punti. Settimo posto, un ex aequo con 44 punti, James Blunt, Luis Landrini e le Spice Girl, le Spice Forever. Bravo! Gianni Morandi è sesto, Franco Bernardi con 45 punti. Vedete che le differenze sono minime proprio. Quinto posto, Vasco Rossi, Enzo Serio, 50 punti. Si sale verso il quarto posto, occupato da Dua Lipa, Beatrice Zoco, 51 punti. Scopriamo il podio. Oh, terzo posto. Addirittura clamoroso, clamoroso. 3 al primo posto. Max Pezzali, Cristina Aguilera e Fabrizio De André, Andrea Cecconi, Floriana Ferro, Shani Martin, 53 punti per uno. Venite tutti e tre qua, venite tutti e tre qua, venite qua, vieni. Perché a questo punto, siccome in finale può venire soltanto... Prendete anche i microfoni, prendete i microfoni, perché poi chi vincerà dovrà ricantare. Secondo il nostro regolamento, in caso di parità, decidono i nostri giudici stanziali, quelli abituali, la storia di Tale e Quale, ovvero Malgioglio, Panariello e Loretta Goggi. Morgan, tu non dovrai dare la tua... Allora vado via, scusate. Allora, via. E dove vai? Dove vai? Non lo so, scusate, vado via. No? Attenzione. Vado attenzione. Da Doc. Attenzione. Malgioglio, a chi va la tua preferenza? Ma guarda, la preferenza chi va? A questo punto io sceglierei il personaggio che ha interpretato una bomba. Cristina Aguilera, anche se non per il coraggio forse lo farei. A Cristina Aguilera. Giorgio, chi porti in finale? Io confermo Max Pezzali. Max Pezzali, Loretta? Max Pezzali. E allora per 2-1-0 porteremo in finale Max Pezzali. Brava, brava, venite qua, venite qua. Guadagnate comunque l'applauso perché è stata una bellissima, bellissima puntata. Complimenti ragazzi. Venite tutti qua. Max, devi ricantare!